Cari amici, buongiorno. Oggi mi trovo presso il Duomo di Firenze in compagnia del caro maestro Daniele Dori, organista titolare di questo splendido tempio, il quale gentilmente ci darà alcune illustrazioni, informazioni sugli ultimi lavori effettuati in chiesa per quanto riguarda gli strumenti che essa contiene. Siamo ora di fronte alla console a quattro tastiere di mascioni, vero Daniele? Sì, sì. Vuoi darci allora qualche chiarimento? Grazie. Allora, grazie. Intanto grazie di essere venuto Sandro, e vi presento un pochino l'organo della cattedrale. Intanto la cattedrale di Firenze è una delle chiese più grandi del mondo, la terza per grandezza, e anche lo strumento che è stato costruito e attualmente suona in cattedrale è il più grande organo mascioni mai costruito interamente mascioni e uno dei più grandi d'Italia. Come potete vedere ci sono vari corpi sonori all'interno della cattedrale. Nelle due cantorie abbiamo grand'organo e recitativo. Qui dove ci troviamo abbiamo un corale, che questo corale tra l'altro è scavato in pratica, cioè un metro e mezzo sotto. Ah, va sotto la chiesa. Okay. E questo è stato alluvionato nel 66. Ah. Perché l'organo è stato iniziato a costruire dal 61 e durante l'alluvione di Firenze nel 66, certo, questo organo qui è stato alluvionato. Eccoci. Daniele, allora adesso ci troviamo di fronte alla grande console a cinque tastiere. Sì. Vuoi illustrare come sono divisi i vari corpi d'organo che essa può riassumere? Bene, allora, intanto la struttura della console. La console è stata progettata dall'architetto Magni su miei suggerimenti. Infatti, se vedete, riprende come disegno l'ottagono, il disegno dell'ottagono. Sì. Infatti, sì, praticamente è una. Ci rifacciamo all'ottagono della cattedrale. Per la disposizione dei registri abbiamo preso a modello lo stile francese ottocentesco di cavalli e corde. A terrazze, come posso notare, no? A terrazze. Partiamo qui sulla sinistra dai registri della prima tastiera, della parte del corale, cioè la postazione con i registri abbiamo visto prima all'interno dell'ottagono, quella che è scavata sotto il pavimento della cattedrale, che è stata alluvionata. Un piccolo corale che però arriva fino a avere sette file di ripieno. Poi sempre nella prima tastiera abbiamo il positivo, che invece è questo positivo mobile, che quindi ha le ruote, come ho detto può essere portato in varie parti della cattedrale con il proprio attacco. Abbiamo due principali, il principale più piano e il principale più forte. Poi ho fatto aggiungere un bordone che serviva soprattutto per la liturgia delle ore, insomma, per i salmi, l'accompagnamento dei salmi, e poi tutto il ripieno, sei fili di ripieno. Tromba. E poi abbiamo aggiunto, perché c'era un po' di spazio, abbiamo aggiunto gli usignoli, ora non c'è l'acqua. Qualche effetto, diciamo, che richiama l'antichità. Sì, sì. La terrazza terza e quarta. Sì. E invece abbiamo i registri del grand'organo, che si trova in quella cantoria rossa. E abbiamo, partendo dal 16, tutti i fondi, fino a 10 file di ripieno. Ance. E le tube mirabilis aggiunte da Monsignor Sessa, organista della cattedrale, aggiunte nel 2000. A forte. Nella terza tastiera abbiamo i registri del recitativo, che lo troviamo nella cantoria di destra. Questo recitativo è stato tutto restaurato e modificato nel corso degli interventi di 2 anni fa.
abbiamo fatto nuove ance, tutte queste ance qui sono nuove, abbiamo aumentato molto la pressione, aggiunto alcuni registri come il flauto armonico e soprattutto quindi l'intervento e la forza di questo corpo sonoro è molto migliorato in risposta alla potenza sonora che ha il grand'organo. Prima di questo intervento il recitativo era molto flebile, suonava molto poco, invece adesso è un altro strumento. Soprattutto abbiamo fatto queste nuove ance in stile francese, intonate in stile francese, suonano secondo me molto bene. Tengo a precisare che questa postazione qui per ascoltare l'organo è la peggiore di tutte in cattedrale. Già se ci spostiamo 3 metri a destra sentiremo bene, qui c'è molto riverbero con i metri della cupola, insomma non è facile certo. Sentire nel dettaglio. Allora, caro Daniele, a ricordo della mia visita in cattedrale ti lascio questa mia incisione discografica e spero che tu possa apprezzare anche lo strumento che io suono tutte le domeniche. Bene, grazie, 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 grazie per la tua disponibilità. Grazie, sai. Grazie a te.